Ciao a tutti ragazzi, qua è Teo che vi parla e bentornati all'ultimo episodio di Giochi Pokémon come non li avete mai visti. In questo episodio andremo a parlare dell'ultimo gioco, dell'ultima serie, dell'ultima gen, di cui finora si ha un prototipo beta con cose modificate, che è la sesta generazione, ovvero Pokémon X e Pokémon Y. Dopodiché, finché non ci saranno notizie concrete, interessanti e belle per quanto riguarda Pokémon Sole, Luna, Ultrasole e Ultraluna, la serie è finita qui. Detto questo, cominciamo subito il video parlando quindi di Pokémon X e Y. Come la maggior parte dei precedenti giochi, in particolare quelli che introducono una nuova generazione, Pokémon X e Y hanno attraversato più fasi di sviluppo, molte delle quali includono diversi elementi che successivamente sono stati cancellati o rivisti prima del rilascio dei giochi. Alcuni di questi contenuti possono ancora essere trovati all'interno nel codice del gioco. Prima del rilascio. Abbiamo uno screenshot reso pubblico prima del rilascio dei giochi che mostra il percorso 3, con una visuale della telecamera diversa dall'attuale, un allenatore diverso e l'assenza del grande albero alla sinistra vicino al lago. Prima del percorso 3 vi si trova il bosco Novartopoli. Luminopoli. Uno screenshot del viale statue Luminopoli, pubblicato prima del rilascio dei giochi, mostra il Lumicab in una posizione diversa. Inoltre, si può notare che sopra gli edifici dietro la torre Prisma era inizialmente raffigurato il cielo, mentre nella versione finale esso non è visibile. La prima volta che ci andrete, avrete accesso solo alla zona sud, perché il Team Flare ha attaccato la centrale elettrica lungo il percorso 13, e dovrete batterlo, e solo allora avrete accesso a tutta Luminopoli. Reggia Aurea. Uno screenshot del pre-rilascio mostra il ponte della Reggia Aurea più lungo e stretto del normale, oltre a non avere uno spesso strato d'oro sotto di esso come nella versione finale del gioco. Prima di arrivarci si dovrà passare per Castelvanità e successivamente sul percorso 6 fuori la Reggia Aurea. Andando tutto a sud-est sarà possibile contattare il signor Grandangolo e farsi una foto. Palestra di Temperopoli. Uno screenshot della palestra di Temperopoli pubblicato prima del rilascio dei giochi mostra che le liane che il giocatore utilizza per arrivare al capopalestra avevano inizialmente lo stesso tono di verde del resto del pavimento, ma nella versione finale il verde del pavimento è stato scurito. Inoltre, i registri a cui le liane sono attaccate sporgono di più rispetto a quanto sporgono nella versione finale. Gogoat cromatico. Un filmato pubblicato prima del rilascio di X e Y mostra un Gogoat cromatico, con una colorazione differente da quella finale. Mentre prima aveva semplicemente dei colori più chiari del Gogoat non cromatico, tranne il cespuglio sulla schiena, che era più scuro, adesso ha dei colori scuri tranne il cespuglio, che è più chiaro. Ali del Fato. Un'immagine pubblicata prima del rilascio mostra il raggio di Ali del Fato completamente rosso, quando nella versione finale ha due strisce di color bordeaux al suo interno. Guida alla palestra. Uno screenshot della palestra di Temperopoli pubblicato prima del rilascio mostra una guida alla palestra giovane col cappello castano chiaro, una cravatta e delle scarpe marroni. Nella versione finale, invece, la guida è un adulto con i capelli castano scuri, le bretelle e delle scarpe scure. Gardevoir e Tempo di Fata. Nel trailer dell'E3 di Pokémon X e Y viene mostrato un Gardevoir usare Vento di Fata su Nidragon. Tuttavia nel gioco finale né Gardevoir né le sue pre-evoluzioni possono imparare questa mossa. Il Fluette di Hatz esiste in una forma alternativa nei dati di gioco, ma non è ottenibile e non è ancora stato distribuito. Oltre al moveset normale, impara anche la mossa inutilizzata di tipo folletto, Luce Nefasta, al livello 50. Parlando di mosse inutilizzate, ce ne sono di mosse inutilizzate nei giochi di sesta generazione. Appaiono nei codici, ma nessun Pokémon può tenerle legalmente, e nessun Pokémon è stato mai distribuito con le seguenti mosse. Queste mosse sono Luce Nefasta, come annunciata su Fluette, Mille Frecce, e Mille Onde. Le ultime due mosse però possono essere apprese da Zygarde nella settima generazione tramite la tega Zygarde. Ci sono anche degli strumenti all'interno dei dati di gioco che però non hanno mai avuto una funzionalità. Questi 5 strumenti sono il Bijou Folletto, il Mega Charm che permette le mega evoluzioni, il Mega Guanto che permette le mega evoluzioni a sua volta,
una pietra comune che non ha mai avuto una specifica, e il Travel Trunk che permette al giocatore di cambiare vestiti come in un centro Pokémon. Ci sono anche due tipi di classi inutilizzate. La prima si chiama Ace Surfer, che è un misto tra Ace Trainers e surfisti, un po' come la classe allenatore cominciata a vedersi giusto proprio dall'annuncio di Horas. E poi gli Swimmers, introdotti infine in settima generazione. Abbiamo anche quattro abilità inutilizzate all'interno del gioco e equivalgono a quattro abilità per quattro Pokémon leggendari, i tre cani leggendari più Iatran. Infatti Entei potrà avere Fuocardore, Raikou assorbi Volt, Saikun assorbi acqua, mentre Iatran corpo di fuoco. E concludendo con questa piccola notizia, noi abbiamo terminato qui tutto ciò che c'era da sapere per quanto riguarda tutti i giochi Pokémon usciti finora. Spero che il video vi sia piaciuto e che la serie vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mi raccomando, vi ricordo di lasciare sempre un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci rivediamo alla prossima serie, al prossimo video. E qui da Teo è tutto, un saluto e vi ricordo ovviamente di seguire tutti i miei social che potete trovare nella descrizione, inoltre tutti i canali miei che vi lascio qui a fine video. Noi ci rivediamo al prossimo video. Qua da Teo è tutto, un saluto e ciao ciao!